Alfonso Longobardi, consigliere regionale, candidato al consiglio regionale con la lista De Luca presidente. Il film di questa campagna elettorale, è il caso di dirlo, parte dal quartier generale del Supercinema di Castellammare a riprova di un legame molto forte con il territorio. E il quartier generale, ci tenevo tantissimo a dare un segno evidente di una presenza che è durata 5 anni. La politica, lo abbiamo dimostrato, si fa quotidianamente per 5 anni al fianco dei cittadini. Abbiamo rappresentato un territorio fantastico, ma soprattutto affrontando problemi che erano stati trascurati per decenni. Da Castellammare di Stabia, il quartier generale, con tanti altri comitati, sono 10 comitati elettorali che non sono stati aperti soltanto nel corso della campagna elettorale, ma oramai sono 5 anni di presenza costante sul territorio. Ma a Castellammare, ripeto, il luogo simbolico, strategico, il punto di riferimento dell'area dei Monti Lattari, della penisola sorrentina, dell'area vesuviana, ed era giusto dare un segno ancora più importante. Quindi parte da qua l'ultima parte della campagna elettorale che ci vede il 20 e il 21 settembre andare al voto per rinnovare il consiglio regionale, e credo che i cittadini abbiano visto che la politica del fare, dimostrando ciò che abbiamo realizzato concretamente nei 5 anni, ed è il presupposto della credibilità che ci darà la possibilità di poter ritornare in consiglio regionale e fare tanto altro. Quindi ci aspetta un lavoro davvero ancora importante da realizzare. Quali sono le cose realizzate e quelle a cui tiene particolarmente in questi 5 anni? Ma è importante la questione ambientale, abbiamo fatto ripartire opere che erano completamente dimenticate, ricordiamo il tratto delle reti fognarie di via Fontanelle, il collettore Gragnano-Castellammare per l'eliminazione del rivo San Marco, che renderà balneabile il tratto fantastico del lungomare di Castellammare di Stabia, il subuno che va a disinquinare un tratto tra Santa Maria la Carità, Pompei, verso il depuratore di via Napoli. Siamo intervenuti con tante opere strategiche, sempre per il disinquinamento, sui Monti Lattari con la Gronda A, eliminando scarichi fognari tra Gragnano e Casola Lettere e i vari depuratori in costiera sorrentina. Va fatto tanto altro per la questione ambientale, questo è uno dei punti di riferimento. Un altro è la questione lavoro, abbiamo fatto ripartire per la sanità tantissimi concorsi, migliaia di persone hanno potuto accedere al mondo lavorativo, lo scorrimento delle graduatorie, una battaglia mia personale per far sì che chi fosse idoneo nelle graduatorie a seguito di un concorso pubblico, quindi il diritto al lavoro, la trasparenza, il politico non deve conoscere chi vince il concorso e chi è idoneo, ma adotta un principio. L'abbiamo fatto, stanno scorrendo anche le graduatorie, grandissimo traguardo. E poi la sanità. Ospedale riunito, gli ospedali riuniti Castellammare e Gragnano. Gragnano abbiamo mantenuto un impegno straordinario. L'ospedale era di fatto chiuso, abbiamo garantito che non venisse chiuso, ma addirittura 5 reparti di alta specialità, la cura dell'epatite C, l'oncologia. Aver realizzato il reparto di terapia del dolore e cure palliative con la buonanima del grande dottore Biagio Galizia, l'UMACA, ricordiamo a Gragnano si producono le miscele chemioterapiche che servono quasi tutto il territorio dell'AS Napoli 3 Sud, la rianimazione di Sorrento, il prossimo obiettivo è potenziare sempre di più il pronto soccorso di Castellammare, che è un'arteria strategica, dando tanti altri reparti di super specialità. È veramente sulla sanità è l'uscita dal commissariamento. Questa è una cosa importantissima. Da vicepresidente della commissione bilancio abbiamo fatto un lavoro incredibile. Da gennaio siamo fuori dal commissariamento della sanità e questo ci dà il presupposto che con lo sblocco di 1.300 milioni di euro per l'edilizia sanitaria potremo fare veramente un'opera incredibile. Mai duplicare reparti, mai, come dire, fare modelli di vecchia politica, ma dobbiamo realizzare reparti di alta specialità, grandi eccellenze, inserimento soprattutto di figure professionali del mondo della sanità, perché abbiamo bisogno di personale e solo così possiamo avere, dobbiamo avere una sanità di eccellenza dove poter premiare il paziente più giovane, il paziente più anziano, il più ricco, il più povero, senza distinzione alcuna. Così abbiamo dimostrato e andremo avanti. 5 anni in aula, 5 anni in consiglio regionale, che cosa bisognerà fare ancora? Per il futuro ci presentiamo con la nostra credibilità, i 3 asset fondamentali, lavoro, abbiamo bisogno di fare veramente tantissimo per ripristinare la dignità di tante persone che hanno perso il lavoro, che attendono di poter andare a lavorare, con la tutela delle aziende, facendo ripartire i concorsi pubblici all'interno delle pubbliche amministrazioni,
continuare a tutelare l'ambiente, le politiche sociali sono un argomento fondamentale, perché tante famiglie, tanti genitori, tanti nonni aspettano di poter dare futuro e serenità ai propri ragazzi e ragazze speciali. E soprattutto un'altra opera importante sulla sanità. Sulla sanità ci giochiamo, l'abbiamo dimostrato durante questo periodo del maledetto virus del Covid-19, abbiamo dimostrato di poter rappresentare una sanità eccellente, mi permetto, anche con una classe politica abbiamo dimostrato di saper fare il nostro lavoro, ma per il futuro sulla sanità ci giochiamo veramente la salute di tutti quanti noi, lo dobbiamo fare sempre lottando, lavorando giorno dopo giorno. La politica non si fa negli ultimi 20 giorni di campagna elettorale, lo abbiamo fatto per 5 anni, andiamo al voto, ma ci aspettano altri 5 anni di grandissime iniziative e di lavoro. Siamo qui, allarghiamo le spalle, ma soprattutto chiediamo un voto libero, un voto che possa rappresentare questi territori.